Bentornati a Non Solo Roma, continuiamo con i nostri approfondimenti e le nostre notizie. Andiamo direttamente a Frosinone, c'è per noi Cristina Lucarelli per il nostro consueto approfondimento del venerdì. A te Cristina, buongiorno. C'è qualche problema di collegamento con Cristina, mi fanno segno dalla regia. Oggi devo dire un venerdì un po' particolare, abbiamo qualche piccolo problemino tecnico, ci scusiamo ovviamente con i nostri telespettatori. In attesa di ripristinare il collegamento con Cristina Lucarelli di Frosinone News, vi anticipo un po' i temi che andremo a trattare oggi. C'è un bel focus sulla cronaca, poi abbiamo anche lo sport e poi concludiamo andando ovviamente anche sempre nella provincia di Frosinone. Si comincia andando a Sora perché pare che ci sia un problema abbastanza grave nella città con un giovane che si aggira tra le vie appunto proprio di Sora e pare che stia molestando anche delle minorenni. Sono state tantissime le segnalazioni da parte di cittadini e genitori anche abbastanza preoccupati per quello che sta accadendo. Tre casi diversi nel giro di pochissimi giorni, chiaramente la cittadinanza è preoccupata e chiede risposte anche alle istituzioni. Ci sarà poi un focus anche per quanto riguarda un altro caso di cronaca, una donna che pare sia stata azzannata da due cani in giardino che sono stati anche individuati, e c'è qui chiaramente tutta la spiegazione che ci darà tra pochissimi istanti Cristina. La regia sta cercando di rimediare con il collegamento, qualche istante ancora di pazienza, e poi ci sarà anche ci concentreremo soprattutto sul calcio perché a Frosinone si sta lavorando per reclutare nuove leve, per usare una metafora. Siamo proprio nel pieno un po' del calciomercato, ma anche manca pochissimo anche all'inizio del nuovo campionato. Ricorderete certamente con un po' d'amarezza il Frosinone è retrocesso in Serie B, ma sembra una squadra particolarmente positiva nel voler cercare di recuperare terreno. Mentre attendiamo che Cristina riesca a ricollegarsi, qualche spunto di cronaca anche per quanto riguarda la capitale. A Roma che cosa è successo? È stato fermato proprio questa mattina, vi diamo questa notizia proprio in a distanza di pochissime ore, è stato fermato un 51enne in via Palmiro Togliatti perché pare che abbia rotto dei vetri delle auto in sosta. È successo, faccio una piccola rettifica, è successo poco dopo mezzogiorno di ieri. Un serbo di 51 anni è stato fermato dalla polizia locale del quinto gruppo Casilino a Roma in viale Palmiro Togliatti perché sorpreso a rompere i vetri delle auto in sosta nella zona. L'uomo, una volta scoperto, ha cercato di scappare verso il quarticciolo, tuttavia è stato raggiunto e bloccato dalle forze dell'ordine, è stato anche denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Ci sarebbe però anche un precedente, lo scorso 11 luglio in via Bartolomeo dei Vaccinari, una scena simile. Nel centro storico di Roma una donna nuda ha causato danni a due auto parcheggiate a due colonnine per la ricarica elettrica. I passanti, testimoni dell'accaduto, hanno chiaramente chiamato il numero unico d'emergenza 112. Gli agenti del commissariato Trastevere e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto. Alla vista della polizia, la donna ha tentato di colpire gli agenti con una pietra. Dopo essere stata immobilizzata, è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito in codice rosso. Torniamo ancora più indietro invece a marzo, quando un gruppo di persone avrebbe sparato con un'arma ad aria compressa contro i vetri delle auto in sosta. Questo caso invece è successo a Lunghezza, nella periferia est della capitale. In quell'occasione dei vandali, probabilmente a bordo di una macchina, hanno preso di mira i finestrini di diverse auto parcheggiate. Per la polizia intervenuta sul posto sarebbero state utilizzate delle bottiglie di vetro per infrangere i finestrini. A Ostia invece un uomo è stato rapinato dopo aver prelevato 400 euro, ma è stato arrestato il responsabile, si tratta di un 36enne. Ieri pomeriggio in piazzale delle Poste a Ostia di Roma un giovane di 20 anni stava prelevando 400 euro ad uno sportello dell'ufficio postale quando è stato sorpreso da un uomo. Quest'ultimo, avvicinandosi da dietro e minacciandolo con un oggetto accuminato al fianco, ha costretto il ragazzo a consegnargli il denaro prima di fuggire.
fuggire. Si tratta di un cileno di 36 anni che ha ora un'accusa di rapina, ma che è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Ostia. Mi fanno segno dalla regia, siamo riusciti a recuperare il collegamento con Cristina. Buongiorno a te. Buongiorno a te, Elisa. Grazie per Oggi essere in giornata un po' nostra compagnia, particolare con... Cristina. Allora iniziamo subito perché abbiamo perso dei minuti, devo dire, molto preziosi. Sì. Andando a Sora, io ho annunciato un po' quello che sta succedendo, ma lascio chiaramente a te i dettagli. Sì, ci sono stati tre episodi in 4 giorni di atti osceni proprio nel centro della città volsca. Il primo episodio si è verificato in un luogo di aggregazione giovanile, il Campo Boario, dove spesso la sera si incontrano tantissimi ragazzi in virtù soprattutto degli eventi che vengono svolti in questo periodo estivo. Un ragazzo del Benin, vestito solamente di un pastrano bianco, il nudo, sul davanti, ha avvicinato delle ragazzine di età compresa tra i 12 e i 13 anni e si è masturbato dinanzi a loro. In loro soccorso fortunatamente è intervenuto un coetaneo e subito è scattato l'allarme sia alle forze dell'ordine che contestualmente anche ai genitori delle ragazzine. Mentre proprio i tutori della legge si portavano sul posto, il giovane africano si è dato alla fuga, ma è stato recuperato poco dopo in via Marsicana e portato poi con l'ambulanza dei sanitari del 118 nell'ospedale di Sora. Non pago il giorno dopo è fuggito dalla struttura ospedaliera. Si è verificato un caso simile proprio all'ingresso del corso Volsci, dove ha iniziato a toccarsi vistosamente le parti intime, ma è stato allontanato in maniera comunque educata da alcuni cittadini. Ha così preso delle strade secondarie, poco dopo è stato nuovamente rintracciato da carabinieri, guardia di finanza e nuovamente dal 118 e portato per la seconda volta in ospedale. Non si è conclusa però qui la vicenda, perché 2 giorni dopo, quindi al quarto giorno in cui abbiamo appunto il terzo caso, il giovane fuggito nuovamente dall'ospedale di Sora si è portato in una zona periferica della città che è via Compre e con i calzoncini scesi ha iniziato ad inveire contro gli automobilisti in transito, lanciando anche nei loro confronti dei barattoli. E nuovamente ne sono intervenuti appunto tutti i tutori della legge, ancora c'è stato l'intervento dei sanitari del 118 e ovviamente è intervenuto questa volta anche il sindaco, è intervenuto anche il comandante della polizia locale, che hanno voluto chiarire gli episodi che si sono registrati, perché l'allarme tra i genitori, comprensibilmente, tra i genitori dei ragazzini di Sora, comprensibilmente era alto, tantissime le segnalazioni, la paura che l'incolumità dei propri figli fosse messa a rischio, ma il sindaco ha tenuto a precisare che non solo ha invitato le forze dell'ordine a controlli più puntuali nelle ore serali e notturne, soprattutto nei luoghi di movida, ma ha smentito alcune notizie fake assieme appunto al comandante della locale girate intorno a questo ragazzo. Nei giorni addietro infatti si era parlato del fatto che potesse essere malato di scabbia, cosa che è stata assolutamente smentita, così come del fatto che girasse armato, ugualmente una fake news. E si tratta semplicemente di un giovane che purtroppo vive una situazione di profondo disagio, ma non si tratta neppure di un paziente psichiatrico, quindi non possono comunque trattarlo con un TSO. E le forze dell'ordine invitano lo stesso i cittadini a non vivere una situazione di allarmismo, ma comunque a denunciare qualora si verificassero dei casi simili, quantomeno per censire i protagonisti di queste vicende che scioccano ugualmente i cittadini comuni e non solo, e vanno contro ogni tipo di buonsenso di pudore pubblico. Certo. Cristina, andiamo velocemente avanti perché mi rimangono pochi minuti a disposizione, ma vorrei che tu ci raccontassi un po' tutte le notizie a disposizione. Ancora la cronaca, cosa è successo invece a questa donna di 77 anni? Sì, ad Isola dell'Iri, purtroppo questa signora anziana, questa pensionata, si trovava nel giardino della propria abitazione quando ha visto entrare nella sua proprietà due cani di grossa taglia. Poi è stato accertato che si tratti di due cani corso, un maschio e una femmina. Ha cercato riparo, poiché impaurita dalla vicenda, ma purtroppo non è riuscita. I due cani l'hanno aggredita, l'hanno azzannata e la poveretta ha riportato lesioni importanti sia agli arti superiori che agli arti inferiori. È stata immediatamente soccorsa e portata alla Santissima Trinità di Sora. Sono scattate subito le ricerche dei carabinieri
le ricerche del padrone dei due cani, grazie alle testimonianze sia della malcapitata che comunque di testimoni vicini al luogo dove è successo il misfatto, è stato rintracciato proprio il proprietario. Per lui sono scattate ovviamente le giuste sanzioni, è stato comunque redarguito, tenuto a tenere i cani sotto sorveglianza, ma soprattutto a registrarli anche all'anagrafe canino, poiché era sprovvisto di qualsiasi appunto tenuta del genere, e adesso i cani si trovano nella sua proprietà, ma sotto la sua tutela. Ecco, e passiamo in conclusione invece allo sport. Chiaramente queste due notizie le potremmo riassumere, quelle che ci hai appena raccontato, Cristina, anche su quanto sia importante mantenere la sicurezza, no? Ecco, forse queste due Esatto, notizie proprio hanno l'allarme di questo filo sicurezza di conduttore. cui hai parlato anche la settimana scorsa con Roberta, in virtù di anche tutti gli episodi di furti che vengono perpetrati nel nostro territorio. È Purtroppo vero, la percezione, diciamo, in verissimo. questo momento è un po' bassa. È vero, verissimo. Ti lascio di nuovo la parola per dirci brevemente in questi 3 minuti che ci rimangono qualcosa sullo sport. Insomma, sono giorni particolari per il Frosinone Calcio, no? Sì, si conclude l'ultima settimana del ritiro in quel di Fiuggi, presso il centro sportivo di Capo ai Prati. E sono state settimane importanti in cui la squadra sta prendendo forma, in cui ha iniziato anche a testare il proprio stato atletico e anche tutto ciò che in questi giorni ha potuto imparare dal nuovo mister, da Vincenzo Vivarini, soprattutto a livello tecnico e tattico. Fondamentali, in tale senso, le amichevoli che si sono tenute a Fiuggi. Iniziamo dalla prima contro una squadra dilettantistica, quella del Città di Mondragone, con cui il Frosinone ha facilmente dilagato per 6-0. Poi c'è stata l'amichevole contro la squadra professionistica del Volos, che gioca in Super League in Grecia. Il Frosinone ancora si è imposto per 3-0. Poi l'antipasto di Serie B contro il Bari dell'ex allenatore giallazzurro Moreno Longo, in cui il Frosinone invece ha ceduto di misura sul 3-4. E quindi l'ultima amichevole di Fiuggi, quella contro il Potenza, formazione di Serie C, in cui il Frosinone l'ha spuntata per 1-0 con un gol di un neo arrivato, Fallusse. E domani sera invece alle 20:45 si torna tra le mura della PSC Arena Benito Stirpe del capoluogo ciociaro, dove il Frosinone incontrerà la Lazio del sempre ex allenatore giallazzurro Marco Baroni. E questa è un'amichevole molto molto attesa. Da questi primi test, quindi pre-season, Vincenzo Vivarini dice di aver avuto delle buone indicazioni, ha visto il suo Frosinone muoversi bene in fase di non possesso palla, nelle transizioni e anche nella fase di pressione alta. Ora ovviamente la squadra andrà puntellata, in questo senso il mercato nelle ultime ore sta prendendo fuoco, mettiamola così, dopo l'addio del capitano Luca Mazzitelli, che ha lasciato il Frosinone per andare a Como e quindi restare a giocare in Serie A. Per il Frosinone si aprono diversi scenari, innanzitutto questa operazione potrebbe portare il giovane difensore del Como, Cas Odenthal, tra le fila giallazzurre, dove intanto sono arrivati due attaccanti dalla Fiorentina. Uno lo abbiamo proprio nominato prima, Fallusene, giovanissimo, che probabilmente verrà aggregato alla primavera, ma che potrà comunque dare una mano anche alla prima squadra. E prima di lui invece era arrivato Filippo Di Stefano. In queste ore si accende invece la pista per la punta centrale Pecorino della Juventus. Piace molto al Frosinone, sta lavorando affinché il ragazzo dello scorso anno è stato in prestito al Südtirol possa arrivare in giallazzurro agli ordini di Vivarini. Idem si lavora per il centrale Iaccarino del Napoli, anche lui proprio si tratta di ore decisive per il suo approdo in Ciociaria, e dovrebbe essere fatta invece per l'ala sinistra slovena Becic del Parma. Si parla di uno scambio già di documenti in corso con il Frosinone, e i giocatori finora arrivati sono giunti in Ciociaria con la formula del prestito, e anche in questi casi comunque non dovrebbe cambiare formula per quanto riguarda i prossimi arrivi. Comunque nelle prossime settimane ti saprò dare anche qualche nome in più di calciomercato, perché certo non si conclude qui l'operazione del DS Guido Angelozzi, che in questi giorni dovrà lavorare molto per puntellare la rosa ciociara.
Grazie davvero Cristina, ovviamente invito i nostri telespettatori a restare aggiornati su tutto ciò che succede a Frosinone e territori limitrofi grazie al costante aggiornamento anche che fornisce la redazione di Frosinone News. Grazie davvero Cristina e ovviamente buon proseguimento di giornata. Grazie a voi e anche a voi buon proseguimento. Alla A prossima. presto. Bene, concludiamo così questa puntata di questa settimana di Non Solo Roma che si ferma momentaneamente per il mese di agosto, ma mi vedrete ancora in onda con un altro programma, in realtà un programma tutto estivo, vi racconterò un po' che cosa succede in quest'estate romana e non solo, qualche consiglio utile e non vi preannuncio nulla, restate collegati con il canale 14 e Radio Roma News, vi racconteremo tante tante cose. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia in questa stagione di Non Solo Roma che riparte ufficialmente a settembre con l'inizio consueto del palinsesto. Grazie alla regia che mi ha accompagnato fino a qui e come sempre buona giornata a tutti voi. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.